Anna Fiscale, fondatrice del progetto Quid. Partiamo dal fatto che anche visivamente si notano due cose che non capitano così spesso, cioè non solo sei donna ma sei anche una giovane donna, no? Ci parlerai poi tu nel dettaglio del progetto di cui ti occupi. Volevo giusto anticipare qualcosa, cioè voglio specificare che non si tratta di una ONG o di una onlus, ma è un'impresa sociale che si prende anche carico di una questione della quale forse non si parla così spesso, che è anche la situazione di detenzione femminile in Italia, no? Parliamo del 4% della popolazione totale carceraria è donna, quindi una minoranza carceraria a tutti gli effetti, che vive spesso anche condizioni di disparità economica, sociale e sanitaria. Ecco, quindi ti chiedo, cosa è Quid per queste donne e anche se ci puoi raccontare come è nata questa iniziativa? Sì, Quid appunto vuole creare una nuova opportunità per persone fragili, in particolare donne. Oggi impieghiamo 160 persone, per l'80% sono donne e per il 70% vengono da vissuti di fragilità. Cosa vuol dire? Sia donne detenute, lavoriamo infatti nel carcere di Verona, al maschile e al femminile, e ci proponiamo poi come ponte tra l'interno e l'esterno del carcere. Lavoriamo con persone che escono da situazioni di dipendenza, lavoriamo con persone con invalidità, lavoriamo con donne che a 50 anni si trovano senza un lavoro perché la loro azienda decide di delocalizzare le produzioni. Quindi accogliamo queste fragilità che diventano una risorsa per creare capi di abbigliamento e accessori, anche qui a partire da tessuti di rimanenza o di eccedenza delle grandi aziende. Quindi lavoriamo su una dinamica di sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, creando prodotti di design che stanno sul mercato e che sono spesso e che nascono e vengono distribuiti spesso in collaborazione con aziende importanti del settore del lusso, del settore della grande distribuzione. Lavoriamo con IKEA, lavoriamo con Only the Brave, lavoriamo con realtà del lusso, lavoriamo con molteplici attori che ci scelgono come partner per veicolare questi valori di sostenibilità sociale e ambientale. Ecco, quindi nel vostro caso la diversità e l'inclusione non è qualcosa che si conquista strada facendo, ma è proprio la base della vostra, della vostra azienda, della vostra impresa. Sì, assolutamente. Abbiamo più di 20 nazionalità diverse, le età che vanno dai 18 la più giovane e ai 65 diciamo la più saggia o il più saggio, e appunto accogliamo nazionalità, età e situazioni di vita diverse. Ecco, e per quale motivo questa diversità poi diventa anche un fattore competitivo? Mi hai citato aziende chiaramente del lusso che sono dei brand globali, no? Quindi evidentemente la vostra azienda, il vostro operato è anche molto competitivo. Per quale motivo? Cioè, che ruolo ha la diversità in questo? Cioè, cosa vi rende così competitivi e così attraenti per queste aziende? Allora, sicuramente il fatto di proporre una proposta di valore a tutti gli effetti, valore che deriva da una sostenibilità sociale, una sostenibilità ambientale, ma anche dal guardare alla diversità come una risorsa per costruire una nuova società più inclusiva, partendo dalla nostra realtà e contaminando le aziende con cui ci interfacciamo quotidianamente. E questa diversità ci permette di avere punti di vista diversi, di accogliere sì, culture, tradizioni diverse all'interno del nostro quotidiano e anche a diventare più resilienti, perché guardiamo alle sfide e ai problemi da diversi punti di vista, non solo dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista di chi è arrivato in Italia da poco tempo, di chi ha 30 anni di esperienza che non sarebbe altrimenti valorizzata, da chi quel mestiere non l'ha mai fatto. Raccogliamo questi punti di vista e guardiamo poi ai problemi come opportunità. Consideriamo i limiti come punti di partenza, quindi i limiti, no, del sistema moda, che sono i tessuti di rimanenza, o i limiti della società, che sono le persone che la società mette nell'angolo. Questi diventano un nuovo humus per noi per costruire quella che è una nuova realtà,
che si contamina con grandi player del settore moda e del settore della grande distribuzione. Ecco, perché questo è anche un esempio di come gli ESG vanno considerati insieme, perché appunto c'è anche tutto il discorso dell'economia circolare, quindi c'è anche non solo la parte sociale ma anche la parte appunto di ambiente. Come mai avete pensato di puntare veramente, cioè di pensare anche all'ambiente? Cioè, nel senso, io mi chiedo, viene naturale in un'impresa che punta sul sociale prendersi carico anche dell'ambiente? Sì, noi nasciamo nel 2013 proprio con il concetto di dare un'opportunità a persone che non trovavano un'occupazione, che non trovavano neanche un senso di vita, no? nel loro quotidiano, e utilizzare quello che non serviva più, ma di grande pregio e di grande qualità. E questo era nel 2013, in tempi non sospetti, no? rispetto a tutto il trend della sostenibilità. Proprio come il fatto di creare qualcosa di buono, una ricetta buona, la miglior ricetta che tu puoi creare da quello che hai in frigo e quello che i frighi nei nostri partner ci offrivano. E quindi da lì è stato sempre un po' il nostro mindset e tuttora oggi ci permette di creare delle creazioni molto belle, perché tantissimi brand del lusso sono a bordo sia nella donazione di tessuti sia nella realizzazione di partnership insieme. Ecco, anche queste che porti immaginano sia un esempio di questo. Sì. Bene, grazie mille. A te.